Siamo assieme al congresso SIAF con il presidente professor Vartellivi, direttore dell'unità complessa di otorinolaringologia 3 del Policlinico Alle Scotte. Professore, come sta andando questo congresso che ha avuto una partecipazione di pubblico superiore probabilmente alle aspettative? Sono oltre 800 Beh, i siamo presenti. veramente orgogliosi per l'enorme successo che ha avuto il nostro congresso. Eravamo felici di superare i 500 delegati e invece ad oggi, tra delegati italiani e stranieri, abbiamo ampiamente superato gli 800 iscritti al congresso. Quindi è stata una cosa meravigliosa, soprattutto ieri, quando abbiamo fatto la cerimonia inaugurale, abbiamo avuto il Teatro dei Roggi, un teatro storico che compie oggi 200 anni, pieno all'inverosimile, dove era anni che questo teatro non riusciva a pienarlo. Quindi è stato veramente un successo immenso e questo lo dobbiamo se no, io mi ci sono impegnato per più di un anno, però ho avuto una grande collaborazione da molti amici, da tutti gli amici dell'audiologia, ma soprattutto da Umberto Barillari e da Elisabetta Genovese, che purtroppo non essendo potuta venire per motivi familiari, però ci ha dato un supporto per tutta l'estate, per poter fare soprattutto, oltre ad avere tanti delegati, ma fare anche un programma scientifico di contributi altamente e molto interessanti. Sì, infatti è stata applaudita molto anche la relazione ufficiale sull'udito l'equilibrio nell'anziano e l'anziano in particolare è stata la figura del paziente tipo che avete deciso di, su cui Certo, avete deciso di certo. concentrare la vostra L'anziano attenzione. fragile, l'anziano che veramente, come è stato detto anche proprio nella prima relazione delle comunicazioni fatte nella relazione, proprio il decadimento dei sensi proprio favorisce il decadimento cerebrale, quindi le attività cognitive peggiorano se i sensi, soprattutto l'udito e l'equilibrio, non riescono a lavorare in perfetta sintonia. Lei pensa che sia questa diciamo, l'argomento del futuro per l'audiologia italiana, ovviamente anche internazionale? Cioè, l'anziano, quindi dopo essersi occupati per anni della sordità infantile, com'è giusto che sia, adesso forse ci sono Sì, delle però condizioni. noi ci occuperemo nuovamente e sempre della sordità infantile, perché se noi potessimo debellare la sordità infantile, anche l'anziano, perché poi il bambino diventerà anche lui anziano, quindi un anziano sano è meglio che un anziano che già da bambino era malato. Quindi noi in questo congresso affrontiamo proprio tutti i 360 gradi le problematiche audiologiche, anche foniatriche, perché il 30% della mortalità nell'anziano è dovuto a broncopulmonite abingestis, quindi una cosa molto importante anche che viene affrontata proprio anche in alcune tavole rotonde specifiche durante il congresso. Certo, audiologia e foniatria è una società che deve per forza occuparsi, e ora proprio sta esplodendo proprio negli ultimi anni proprio grandi ricerche per poter diminuire tutte le problematiche che possono andare incontro alla disfagia e tutti i problemi correlati. Vi siete anche molto impegnati a creare delle interazioni con colleghi di altre discipline affini. Ieri parlava un esperto di fisiologia. Ci sono effettivamente molte correlazioni tra l'udito, l'audiologia e anche altre specialità. Ieri prima del congresso, abbiamo fatto dei corsi precongressuali, dove una percentuale alta di colleghi non erano audiologi, non erano foniatri, erano maxillofacciali, erano chirurghi plastici, erano odontoiatri, quindi erano neurologi, erano psicologi. Quindi ieri nei corsi che abbiamo fatto abbiamo coinvolto tutte queste figure proprio per poter rispondere al meglio alle problematiche, perché il paziente anziano sì ha i problemi, come abbiamo detto, di udito, di equilibrio, di vista, e quindi tutti gli specialisti che contornano testa e collo sono presenti al congresso. Un'ultima battuta, è stata una festa anche per la città di Siena, dove per 40 anni dopo, se non Dopo sbaglio, sono è tornato esattamente il 38 congresso. anni che non viene fatto un congresso. Lei avrà visto, era presente ieri, come era la sede congressuale, che era meravigliosa perché eravamo al rettorato, dove anche oggi faremo un incontro sulla otologia subacquea, però
però ha visto che la segreteria nel 1979 era formata dai segretari della Clinico Torino e dentro la Clinico Torino c'era la segreteria. Ora abbiamo dovuto prendere dei spazi immensi che lei ha visto e lei l'ha vissuti, quindi veramente è cambiato e esplosa l'ava. E questo penso che sia anche il congresso della rinascita, dell'esplosione, della felicità di poter rinnovare grazie ai giovani, perché questo congresso, come già avevamo detto precedentemente quando ci siamo incontrati, io l'ho voluto affinché fosse rivolto ai giovani, ma non i giovani come partecipanti, i giovani come attori. E non per niente, se lei ha visto anche nel programma, ci saranno delle sessioni moderate e fatte dai specializzanti, e secondo me questa è una cosa molto molto importante. E sempre durante il congresso, lei avrà letto nel programma, abbiamo proprio dato anche dei premi, premio Aslan e premio Bernabei, proprio ai giovani che hanno fatto ricerca e presentando argomenti inediti e non riciclati, tra virgolette, da altri lavori. È molto importante come patrimonio, diciamo, da lasciare in eredità anche alle nuove generazioni di specialisti. Ma io penso che sia fondamentale, e se lei era presente ieri, proprio mi sono focalizzato parlando ai giovani che se si vuole fare il bravo medico dobbiamo smettere di accendere lo smartphone per avere risposte, perché la storia della medicina è importante. Il presente lo viviamo tutti i giorni, è importante per poter proprio appucciare e migliorare il futuro. Lei sa che la tecnologia ora si va con la robotica, si va con tutte le massime scoperte tecnologiche, ma nel principio di Ippocrate, nel principio nostro di medico, quindi la sapienza, non la conoscenza, la sapienza è importante, e questo ci permetterà di affrontare perfettamente bene il futuro. Ma i giovani devono studiare e non dire c'è un problema, guardo in internet, c'è un problema, lo smartphone. I giovani hanno bisogno, e penso che il messaggio sia arrivato. Grazie professore, buon proseguimento. Grazie a lei e spero che ci possiamo incontrare nuovamente. Molto volentieri.